Allora, innanzitutto oggi voglio rispondere ad una serie di, diciamo così, di provocazioni che sono state lasciate sotto uno dei video che ho fatto. Nella fattispecie il video in questione, quello Notte Brava, vabbè, insomma, aveva forte prenestino. Questo stronzo. Mi viene a rompere i coglioni. E praticamente che cosa fa? Mi manda sti messaggi. Io adesso ve li leggo così come sono e poi li discuto, in modo tale che posso cercare di fare un pochino di chiarezza. Perché certa gente continua a rompere i coglioni senza nessun motivo. Viene sotto a un video che non c'entra un cazzo, è un video ludico, di divertimento, deve rompere i coglioni perché è frustrata, profondamente frustrata. Proietta praticamente le proprie frustrazioni sugli altri perché deve rompere le palle, perché sennò non ha niente da fare. E sentite questo che mi dice: si fa chiamare Massimo il Pugile 74. Eh sì, sto a parlare proprio di Chicco. E Motte Massacro. Augurare la morte è una cosa brutta che io non ho mai fatto e tu hai fatto. Hai problemi, vuoi uccidere tutti a partire dal Regragui e il Manimarco. Ma alla fine ucciderai solo te stesso. Allora, è vero, ti ha augurato di andare a morire sotto un treno, ammazzato sotto un treno, ma augurarlo è un po' troppo forte. Diciamo che me lo auspico che uno stronzo come te abbia la compiacenza di levarsi dai coglioni, visto che praticamente il mondo gli sta tanto sul cazzo, me compreso. Quindi se te levi dai coglioni probabilmente noi stiamo meglio e tu te ne puoi pure stare tranquillo, non ci avrai più problemi. Quindi fa il favore, fateci a buttare sotto a quel treno. Seconda cosa, per quanto riguarda Regragui e il Manimarco, sono questioni che a te non ti riguardano minimamente. Regragui ha sbagliato innanzitutto perché il video l'avevo fatto in forma privata e lui l'ha reso pubblico e quindi praticamente già questo ti fa capire quanto può essere stronzo. Non è che è venuto da me per chiarimenti, dice che mai che razza di video mi hai mandato. No, è venuto praticamente, cioè che ha fatto? L'ha divulgato. Perfetto, allora visto che sei uno stronzo, rimani uno stronzo. Non gli ho voluto neanche più parlare. Perché? Perché ho capito che era lui quella sera. Se non fosse stato lui, avrebbe chiarito le cose in via privata. E invece no. E quindi praticamente ha fatto il pezzo di merda 2 volte. E basta. Non voglio neanche più rispondere a Regragui. Perché se mi ritorna sotto casa io nemmanco gli parlo. Anzi, lo mando proprio a cagare. Non voglio più sentire nessuna ragione. Non sei capace di chiarire cose in faccia con me? Perfetto. Allora vuol dire che sei doppiamente pezzo di merda. Il Manimarco poi c'ha un bel po' di cose da dovesse far perdonare nella vita. Innanzitutto il fatto che è più stronzo di te, più pezzo di merda di te, e sono cazzi che non ti riguardano. Sti cazzi se sei vittima perché sei. No, aspetta. Fai la vittima perché sei nato da uno stupro, sti cazzi. E certo, il fatto che praticamente sono nato in quel modo è perché c'era un pezzo di merda come te che aveva molto poco rispetto per le donne e che probabilmente come faresti te. Prendi la donna, la usi e poi praticamente fai come cazzo ti pare, no? Perché l'atteggiamento che c'hai tu nei confronti miei è tipico di quello che c'ha praticamente uno quando si sente, tipo, ti senti Plinio il Superbo, capito? Quello che è sto cazzo proprio. Tu non sei nessuno, non sei nessuno, capito? Sei vittima perché sono stato aiutato? No, se permetti, io non sono vittima. E da solo mi sono dovuto aiutare perché a sto mondo ci stanno pezzi di merda come te che complicano la vita all'altro e la rovinano. E pertanto ci stanno quelli come me che se devono rimboccare le maniche e cavarsela da soli perché devono fare qualcosa per contrastare gli stronzi come te che rovinano la vita agli altri. Sti cazzi 2 volte, visto? Certo. Una volta, cioè no, uno la vita se la crea, tu non la crei perché sei una merda. Tutto il programma, la crei. Sappi una cosa, che nessuno oggi si crea la vita. Oggi come oggi, la vita è, sei fortunata se riesci a viverla. Perché da un giorno all'altro può darsi che neanche ci stai per colpa di qualche stronzo che ti ha falciato per strada, o
Un altro che gli è proprio schiribizzo, mette bombe da una parte e mette le bombe dall'altra. Peggio ancora, c'è sta un altro che praticamente con una pistola entra dentro una scuola e fa una strage. Oppure ci sono mille motivi per cui oggi, come oggi, avere una vita è già un miracolo. Quindi tu non ti sei creato un cazzo, se no non staresti qui a mandare messaggi col cellulare sotto il video mio invece di stare a lavorare. Che questi sono messaggi addirittura. Di quando? 3 ore fa, cioè tu 3 ore fa verso le 9 stavi lì a giochettare, a giocare là col cellulare invece di stare a lavorare. La dice lunga su chi è veramente uno scansafatica qua. E poi un'altra cosa, a quella povera madre che hai fatto ammazzare per la disperazione, che hai fatto ammazzare per la disperazione. Ma tu che cazzo ne sai di come è morta mia madre? Mia madre, è morta in un letto d'ospedale di cancro. Aveva un carcinoma mammario che gli ha attaccato il polmone destro ed è morta di insufficienza respiratoria. Imbecille. Quindi non ti permettere di parlare di mia madre. Non sai niente, non t'azzardare a farmi passare per quel mostro che non sono. Perché se c'è qualcuno che veramente qui fa lo stronzo, è il mostro, sei tu, che getti discrediti e merda sugli altri. Ma non è finito, miei cari signori. Sentite quest'altro. È l'ultimo, eh. Le mie non sono provocazioni, o meglio, lo sono ora, visto che il primo messaggio era solo un consiglio che ti davo, senza insultarti minimamente. Il fatto che tu non mi hai insultato a parole. Poi fatto con gli atteggiamenti, che è peggio. Fin da subito ti sei posto lì a fare parte del superbo di sto cazzo, di quello che si sente chissà che. E comunque, della merda. Comunque, andiamo avanti. Tu hai insultato e minacciato di morte. Eh no, bello mio, qui nessuno ti ha minacciato di morte. Ho letto proprio l'altro messaggio per primo, proprio perché la gente così capisse che non era una minaccia, era un augurio, se vogliamo, sì. Auspicavo che tu ti ammazzassi da solo, cioè per levarti di mezzo, per levarti dei coglioni, visto che sei così rompipalle, inutile, frustrato che praticamente devi rompere il cazzo agli altri. E poi ti sei creato una vita, non credo proprio. Tu, se ci hai avuto qualcosa dalla vita, devi ringraziare il cielo che ce l'hai avuta. Perché gente come te, così infame, da permettersi certi messaggi, non è che la meritasse veramente una vita vera e propria. Capito? E comunque, tu hai insultato e minacciato, ma almeno, ti ripeto, invece di fare video, cercati lavoro. Cercati un lavoro. E se non c'è sta per quegli stronzi che stanno come te su due zampe, caro il mio pollo, o galletto del cazzo, pensi che c'è sta per uno come me che sta su quattro ruote per 24 ore, che sto su una sedia per 24 ore su 24? Hai detto bene, Oscar Wilde. Se tu non ci fossi e tutti gli altri stronzi che si danno per finti ciechi o come te nulla facenti, forse l'Italia non ci sarebbe crisi. Inventa, produci e guadagna. Tu non fai nulla, vergogna. Non ti rispondo neanche a quest'ultimo punto, perché tanto è come si dice. È come cercare di soffiare le nuvole per farle spostare. Capito? Io dico soltanto una cosa. Se c'è uno qui che dovrebbe imparare un po' d'umiltà, dovrebbe imparare un pochino di rispetto, anche per gli atteggiamenti, perché le parole possono essere offensive, sì, ma lì si fermano. Le parole, come si dice, verba volant, no? Nell'atteggiamento invece
nell'atteggiamento si riescono a capire molte, dico molte sfumature del tipo di carattere e di vita che fa una certa persona. E tu nel tuo atteggiamento hai dimostrato di essere profondamente, ma profondamente pieno di collera, di rabbia nei confronti degli altri. Perché? Perché non ti vanno bene le cose? Perché non ti vanno bene nella vita certe questioni? Non te la prende con me. Vattela a prendere con chi veramente ha creato tutto sto casino. E falla finta di rompere i coglioni a me. Perché io, dopo sto video, se vedo un messaggio tuo, lo cancello, qualsiasi stronzata dici. Bye bye. E buongiorno anche a voi, signori.